Vi diamo il benvenuto al Polo Cittadino della Salute per un altro appuntamento dei seminari organizzati da Area Centro d'Ascolto per Adolescenti e Giovani del Comune di Torino. Io sono Paola Isabello e sono una psicologa referente per l'equipe di Area. Qui con me ci sono i miei due colleghi Pierluigi Gallucci e Giorgia Bartolini, ho avuto un vuoto di memoria improvviso, che stasera ci parleranno di affettività e sessualità in adolescenza. E non so se tutti quanti conoscete Area, io credo che poi loro due faranno una breve introduzione anche per spiegare un po' che cos'è il nostro servizio. E tra l'altro, come avete potuto vedere all'ingresso, abbiamo messo in mostra il gioco Heaven vs Hell, che è un gioco che è stato realizzato attraverso un progetto e nasce dal lavoro e dall'idea di una classe di un liceo di scienze umane, e quindi è stato proprio creato per aiutare i ragazzi a parlare di stili di vita sani e comportamenti a rischio in adolescenza. Attualmente questo gioco viene, diciamo, venduto un po' tra virgolette, e serve a sostenere il nostro progetto perché ogni anno sono sempre di più i ragazzi che si rivolgono a noi, quindi chiediamo in qualche modo la partecipazione anche della cittadinanza a sostenere quella che è la crescita degli adolescenti, soprattutto per quei ragazzi che magari si trovano a vivere dei momenti di difficoltà. E abbiamo anche organizzato una piccola lotteria e naturalmente se vi va di contribuire il biglietto costa pochissimo e anche quello è comunque un segno. 2 euro è veramente una cifra irrisoria, però per noi è anche importante, quindi vedevo che alcuni di voi hanno comprato i biglietti, quindi vi ringrazio comunque per aver sostenuto il nostro progetto. Adesso io mi taccio e lascio la parola ai colleghi, buon ascolto, naturalmente intervenite, fate domande perché vuole essere un momento di confronto e dibattito, e buon ascolto. Sì. Allora, io parlo con questo microfono anche se, però, vabbè. Allora, buonasera a tutti e a tutti, intanto grazie di essere venuti, grazie di essere venuti numerosi, evidentemente il tema interessa. Inizio a presentarmi io, poi si presenta la collega e poi magari spieghiamo un po' come abbiamo pensato questo seminario. Sarà molto interattivo, ve lo preannuncio così, perché vogliamo fare una cosa un po', visto che il tempo è poco, una cosa un po' interattiva con cui interagiamo un po' su questi temi. Allora, io mi chiamo Pierluigi Gallucci, sono uno psicologo e uno psicoterapeuta, lavoro ad Area insieme ai colleghi e colleghe, che è questo centro di ascolto per adolescenti e giovani del comune, un centro storico che si occupa di ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni. Siamo in via Giolitti 40B, siamo aperti il pomeriggio, dove appunto ragazzi e ragazze e anche le loro famiglie in realtà possono venire direttamente o scriverci o telefonarci se ci sono delle questioni di sostegno psicologico di qualche tipo rispetto ai temi che portano i ragazzi e le ragazze che vivono in questi giorni. Lo sportello è libero e gratuito. Noi facciamo principalmente alcune cose, cioè dei percorsi individuali. Quindi con tutti noi colleghi e colleghe facciamo questi percorsi individuali rispetto ai ragazzi e ragazze che ce lo chiedono. Io in particolare, facendo parte del coordinamento Torino Pride, è il coordinamento che nasce a Torino ma in realtà del Piemonte, che raggruppa molte delle associazioni che si occupano di questioni GLBT, cioè questioni che riguardano i temi dei lesbiche, gay, bisessuali, trans in senso ampio. Quindi sia nel sostegno, in questo caso psicologico, ragazzi e ragazze che pongono questa questione, sia ovviamente negli aspetti educativi, sociali, culturali, per la lotta contro l'omofobia, transfobia, insomma tutte queste questioni che riguardano anche gli orientamenti affettivi sessuali non eterosessuali. Facciamo anche gruppi, ci sono dei gruppi dedicati, sempre condotti da colleghi e colleghe, divisi per età, e c'è un gruppo specifico che si chiama True Colors, dedicato sempre a ragazzi e ragazze GLBTQ. Poi io farei lasciare la parola a Giorgia, così si presenta, e poi iniziamo a esplorare questo tema di questo seminario, provando un po' a chiedervi alcune cose e facendovi un po' giocare su queste cose. Buonasera, è veramente imbarazzante effettivamente. Grazie di essere venuti, io sono Giorgia Bartolini e sono psicologa e psicoterapeuta, anch'io lavoro a servizio Area, mi occupo prevalentemente dei percorsi individuali dei ragazzi. Iniziamo subito un po' a introdurre il tema, raccontandovi cosa non faremo.
non sarà una lezione frontale. Abbiamo molto riflettuto un po' su cosa, come proporvi il tema della sessualità e dell'adolescenza, un tema caldo, interessante, sul quale ci sono studi, ricerche, interventi, perché è un tema spesso anche problematico, soprattutto per chi si interfaccia con gli adolescenti, in quanto genitore, insegnante, educatore. E con Pierluigi, andrà così? Ci siamo proprio un po' chiesti cosa possiamo portare noi come contributo. E abbiamo un po' riflettuto che un'idea potrebbe essere quella un po' di pensare insieme a questa dimensione della sessualità rispetto all'adolescenza. Poi adesso vi diremo come, vi condurremo gradualmente. Un'altra cosa che non faremo è parlare specificatamente del rapporto sessualità, adolescenza e nuovi media. Questo perché a breve c'è anche un seminario sempre tenuto qui che affronterà in maniera più specifica il tema, e quindi non volevamo sovrapporci, quindi magari sarà un tema che uscirà, perché sicuramente l'aspetto virtuale irrompe tanto nel rapporto intimo, affettivo, nei legami sociali che stringono gli adolescenti adesso, compresa quindi la sessualità e l'affettività. Però non volevamo specificatamente affrontare questo argomento, questo lo dico così sappiamo tutti un po' cosa non andremo a fare, ecco, quantomeno. Rispetto a cosa invece faremo? Inizio a dire due parole io. Sì, magari poi chiediamo un giro di presentazione dei nomi. Sì. I nomi, li aspettate brevemente, poi facciamo... Facciamo prima questo giro? Sì. Va bene, allora. Chiederei di presentarvi. Federica. Francesca. Valeria, Tatiana, Angela, Eris, Federica, Luca, Sara, Teresa, Fabrizio, Paola, Valentina, Maria Teresa, Daniela, Luisa, Flavia, Patrizia, Sara, Alessia, Liliana. Per iniziare. Quantomeno complementare. Allora, io inizio a dire qualcosa, poi integra liberamente. Siamo partiti un po' da questa riflessione. Quali sono gli aspetti legati alla sessualità e all'adolescenza che, in quanto adulti, facenti parte della comunità educante, ci allarmano, quantomeno sono fonte di preoccupazione, curiosità, rispetto a come stanno vivendo la sessualità e l'affettività ai ragazzi? E storicamente diciamo che gli aspetti intorno ai quali anche sono stati fatti più studi, più ricerche, più indagini e più interventi sono la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, le gravidanze indesiderate. E un terzo aspetto, che forse è quello che a volte preoccupa di più, che è quello che il professor Veglia chiama le ferite dell'anima. In quanto adulti abbiamo un po' paura che i nostri ragazzi nel esplorare la sessualità si feriscano, si facciano male, facciano delle esperienze che vadano poi a compromettere il loro benessere. Lo sappiamo tutti, è quello che a volte, anche rispetto alla nostra storia, è stato anche forse quello rispetto al quale ci siamo un po' più confrontati nella crescita in qualche modo. E quello che ci siamo detti è stato: ok, i primi due punti prevedono spesso un approccio didattico, frontale, i ragazzi sono spesso travolti da informazioni, sanno perfettamente che non devono usare il preservativo, che devono usare il preservativo. Cancelliamo. Non si sa se lo sanno tantissimo. Sanno tantissime cose, anche senza che noi glielo diciamo, perché ormai le informazioni viaggiano rapidissime e ciononostante continuano a non usare il preservativo. E quindi cosa succede lì? Cosa succede nel momento in cui un'informazione che noi sappiamo essere giusta, che gli studi dicono essere giusta, non passa?
E lì è un po' complesso come discorso. Anche perché forse per far sì che quell'informazione poi diventi un'informazione che i ragazzi usano, bisogna usare un altro tipo di ingrediente, un altro tipo di comunicazione che non è quella accademica frontale, perché lo sappiamo, lo vediamo adesso, i manifesti pubblicitari stanno cercando di andare sempre di più in quella direzione, quelli che invogliano, invitano, obbligano all'uso del preservativo, non so se li avete visto, mettitelo in testa, sembra un'aureola, cercano di usare una comunicazione più diretta, perché bisogna coinvolgere emotivamente, ragazzi. Il terzo punto, quello appunto che riguarda le ferite dell'anima, chiamiamole così, è un po' il punto rispetto al quale ci siamo più interrogati insieme al mio collega, ed è un punto che non si può affrontare se non in qualche maniera mettendoci un pezzo di noi, essendo in parte disposti a coinvolgerci emotivamente, perché l'unico modo che abbiamo per far sì che ci sia una reale relazione con i ragazzi, perché passi dell'informazione, perché i ragazzi ci possano raccontare anche le loro difficoltà, quindi bisogna in qualche modo attivare delle parti che fanno parte della propria storia personale, una quota di emotività in qualche modo. E quindi su questa riflessione abbiamo iniziato a pensare come strutturare l'incontro con voi. Ok, allora, a proposito di questo, io mi rivisto con i post-it, ve li farei passare. Vi chiedo di prenderne due ciascuno di due colori diversi. Io ve li faccio girare da qua, ve li passate. Quindi prenderne uno ciascuno in modo che alla fine tutti abbiate due post-it. Prego. Due post-it. Passa dietro, grazie, ok, così fate il giro, poi adesso anche gli ultimi. Se avete anche delle penne, volentieri. Leggo io le domande. Tutto l'avevo scritto. L'idea è quella di iniziare a riflettere in maniera forse un po' inusuale rispetto a queste situazioni apparentemente frontali. Iniziare a riflettere sul tema della sessualità e dell'adolescenza, però vi chiediamo un po' di partecipazione in qualche modo. Naturalmente ognuno sia responsabile della quota di emozioni, di storia, di ricordi personali che ha voglia di condividere. Questo lo diciamo perché naturalmente siate liberi di proteggere un'intimità. Postiti anonimo, quindi non dovete scrivere il nome. Quando ce l'abbiamo tutti e due, vi chiediamo lo specifico cosa fare. Visto che questa prima parte, insomma, un po' proviamo un po' a iniziare a pensare, insomma, magari qualche cosa rispetto a questo tema dell'affettività, sessualità in adolescenza e con l'adolescenza, provare un po' a riflettere su qualche cosa a partire da due domande stimolo che adesso vi faccio su due posti separati. I posti sono anonimi, quindi ciascuno può, quindi è responsabile di quello che scrive, di quello che vuole condividere. Poi li raccoglieremo, li leggeremo un po' insieme, li posizioneremo, attacchiamo da qualche parte qua dietro e iniziamo un po' a fare una piccola riflessione così in piccolo, in vivo, di questo piccolo gruppo su no? Questi po' di temi, incrociando un po' quello, lo scopo ultimo di questo seminario, incrociare un po', come diceva Giorgia, l'aspetto da un lato di adulti che hanno a che fare con ragazzi e ragazze in vario modo, come genitori, come educatori, come insegnanti, come, no? Qualsiasi tipo di ruolo abbiate voi rispetto agli adolescenti, e anche pensando in qualche modo alla propria adolescenza, alla propria gioventù rispetto a questi temi. Ok, ce l'avete tutti quanti, tutti e due? Ok. Sì, due, sì, uno di un colore e l'altro dell'altro. Quello verde.
Ok, se ci sono anche delle penne ovviamente si può scrivere. Allora, quello che vi chiediamo è questo, vi diamo un po' di tempo, ma giusto il tempo per scrivere, con queste diciamo due domande, io le lascio così, poi prendetevi il vostro tempo anche di scrivere, di pensare, e poi lo condividiamo come volete. Allora, su uno decidiamo in modo arbitrario quello verde, giusto così decidiamo, su quello verde vi chiediamo di scrivere una parola o una breve frase sul tema della sessualità, pensando agli adolescenti con cui ti relazioni attualmente. Ok? La ripeto. Quindi sul verde scrivi una parola o una breve frase sul tema della sessualità, pensando agli adolescenti con cui attualmente ti relazioni, nei vari ambiti in cui vi relazionate con gli adolescenti, ragazzi. Sull'arancione, sempre aiuto, scrivi una parola o una breve frase sul tema della sessualità, pensando alla tua di adolescenza. Quindi pensando alla propria adolescenza. Ok? Tutto chiaro? Allora, io vi lascerei qualche minuto per scrivere e poi li raccogliamo e li leggiamo insieme. Ok, iniziamo dai verdi, che sono la relazione con gli adolescenti di adesso. Abbiamo timidezza, iniziamo a leggerli, poi li commentiamo con calma. Scoperta, confusione. Superficialità. Libertà sessuale, esperienza improvvisata, imbarazzo, paura, scoperta, velocità e divertimento, poca attenzione all'altro, possibilità di parlarne, esperienza e confrontarsi in vari contesti a scapito di difficoltà relazionali, eterogeneità, dalla curiosità sperimentale al timido pudore, immaturità, trasversalità, superficialità, disinformazione, immagini su telefono, libertà che porta imbarazzo di ciò che è intorno, dialogo per far comprendere che è importante l'intimità, poi si possono commentare, modo per conoscersi, imbarazzo, sensibilità, poca naturalezza nel parlare di sessualità, precoce e superficiale, inibizione, dispiacere o fastidio nell'essere toccati, coccolati fisicamente, apertura, conquista di uno spazio individuale, difficoltà nello spiegare la sessualità o almeno alcuni aspetti ai propri figli. Fragilità, necessità di trovare attraverso la sessualità il modo di alimentare la propria autostima. Affermazione come persona. Curiosità. Scusate, non capisco. Un mistero, uno spazio privato non da condividere con adulto, mancanza di interesse. Sono molto informati e scaltri. Bruciare le tappe. Esplorazione. Noi sappiamo già, ne abbiamo parlato a scuola, non ti compete. Essere visti. Ok. Allora, magari sostiamo qui. Così. Questo è un pezzo. Impressioni a caldo. Qualcosa che vi ha colpito. Diversi. Sì.
nel senso che ognuno, un po' come tutti gli adulti, l'affronta in modo diverso. Vedevo qualcuno che è spregiudicato, il mio invece è l'inverso, ma già suo figlio rispetto al mio sono diversi, sessualmente parlando. Cioè almeno come con sessualmente a noi quello che arriva arriva, ecco, però l'impressione è quella. Quindi il suo lo vedo molto più spavaldo, spregiudicato, il mio pare che non gli interessi cosa che non... però è molto 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 riservato e timido. Grazie. Qualcun altro? Si sente laggiù? Spero di sì. A me è rimasto la cosa sono molto informati e scalpi, mm-hmm. totalmente responsabili dall'altro lato. Ok. Mm-hmm. Ti ha colpito? Poco aspetti all'alto? Sì. Di paura che di ok quindi più virati verso la preoccupazione il timore c'è qualcun altro che ha visto qualcosa di diverso che ha notato qualcosa o si aspettava qualcos'altro. Molto il tema del giudizio, quindi diciamo questo pezzo di espressione di adulti rispetto agli adolescenti che vediamo adesso o abbiamo avuto contatto o esperienze di questo tipo. Sono d'accordo anch'io che non c'è questo aspetto positivo. Ok, difficoltà, imbarazzo, ok. Credono di sapere, ma in realtà sanno poco e non vogliono dirlo. A volte chiedono timidamente qualcosa, ma in realtà cioè, non lo vogliono sentire dal genitore. Cioè, vorrebbero, ma si vergognano, però in realtà sono disinformati. C'è sempre stato. Mio figlio mi viene a chiedere certe cose, me l'ho fatto io. Io non mi ricordo che io o qualche mio amico conoscente sì. parlasse abitualmente in casa esatto. o avevamo forse meno strumenti di accesso, quindi c'è la scoperta, era una cosa più arrivata difficile, forse. Adesso non devi cercare, trovi una leva, cioè, no? È la sessualità che viene a cercare, di ogni tipo, ogni livello. Allora facciamo così, visto che l'avete già introdotto e visto che siete già entrati nel mood, direi che facciamo la seconda parte, li leggo io a questo punto. Posso fare sì. un piccolo commento? Noi abbiamo proposto una domanda volontariamente ampia e un po' ambigua, una parola, una breve frase pensando alla sessualità negli adolescenti con i quali ti relazioni e trovo interessante che alcuni di voi hanno risposto rispetto a come immaginano che gli adolescenti vivino la sessualità. Qualcuno di voi invece ha risposto rispetto al suo stato emotivo di fronte agli adolescenti. Questo lo sottolineo soltanto, semplicemente perché è un tema veramente che attinge a tante dimensioni anche personali, quindi come ciascuno si pone di fronte a questo aspetto veramente è individuale. Non esistono giusti o sbagliati in questo senso. Va bene, posso continuare a fare io la valle? No, vorrei leggerlo io, così decidiamo. Allora, io leggo l'altra parte era l'arancione, quindi rispetto alla nostra, alla vostra, alla tua, di adolescenza rispetto alla sessualità, e avete scritto questo. Allora, allora, qua c'è curiosità, preoccupazione, timore, inibizione, scoperta, calore, trasgressione. Paura del sesso, questo è al contrario e lo faccio così.
incoscienza, la mia sessualità è stata curiosità soprattutto. Curiosità, passionalità e benessere. Scoperta e avvicinamento verso altro sesso. Paura di non essere all'altezza delle aspettative dell'altro. Ah, ok. Scoperta, c'era già da qualche parte. Scoperta, va bene, iniziamo a metterli, iniziamo a fare le tre. Scoperta, ok. Poi tabù, imbarazzo, divieto. Qua. Inibizione. Tabù 2. Stai già selezionando. Un tabù, si conosce ma è meglio non fare. Amore. Finalmente. Libera e divertente, emozioni molto forti. Responsabilità, per stare bene con gli altri bisogna stare bene con noi stessi. Andiamo qua. Poi. Per me la sessualità in adolescenza è stata scoperta, ricerca di me e dell'altro, allegria, pazienza, affetto. No, c'è la scoperta qua. La scoperta, siamo a 4 probabilmente. La scoperta è molto interessante, però poi ne parliamo. È difficile trovare l'intimità. Scarsa consapevolezza del proprio corpo. Desiderio altalenante. Ancora un po' un tabù. C'era da qualche parte il tabù, qua, più o meno qua. Timidezza. Sì. Momento importante, pietra miliare. Educazione. Timidezza, non saper dir di no. Timidezza c'era da qualche parte. Su. No, c'è anche là. Desiderio e timore dell'incontro con l'altro. Inadeguatezza, paura di non riuscire a trasmettere i propri sentimenti. Difficoltà nel relazionarsi con i ragazzi dell'altro sesso e soprattutto nello scambiare delle cotte per amore vero. Scambiare delle cotte per amore vero. Avanzava un verde, lo diciamo giusto per cronaca. Paura di scoprire la propria omosessualità. Ok, allora io mi tolgo. Che ne diciamo? Sono uguali a noi, quelli solo che hanno anche strumenti diversi, oltre a quelli, però sono uguali a noi. A me a livello di impressione a caldo sembra di aver sentito il genitore prima e dopo l'adolescente figlio. Guarda, rispetto alle nostre esperienze, mi pare. Quindi nell'arancione si va dall'amore all'educazione, alla timidezza, c'è tutto. Mi pare che non manchi proprio nulla né del sentimento né dell'esperienza dell'animo né di quella del corpo. E quindi il verde invece mi sembra. C'è uno. Cioè, esatto. Esatto. È l'adolescente cresciuto dentro di noi. Abbiamo una volta non c'è alcuni commenti, mi trovo già un adulto.
fasce di età dei verdi, nel senso che questi sono, sì, loro sono, cioè gli arancioni sono già adulti con tutte le esperienze. Sì, è vero, sì, che la, però era, sì, ho capito io, sì, è vero, però chi scrive l'arancione è comunque già un adulto. Il verde, io penso a mio figlio, in questo momento lo vedo molto tonno, non so come definirlo diversamente. Secondo me sono abbastanza difficile da, da capire, cioè, sì, che magari è tonno, ma non è detto che sia così. Sì, io credo, che tu, io credo che all'esterno no. No, no, perché loro sono molto più. Sembra che lì dove c'era il tabù, adesso c'è invece spregiudicatezza, la differenza che ho sentito più palese, che nel verde non ci sono tabù, e invece nell'arancione appunto non c'è questo timore di bruciare le tappe, che invece mi è parso appunto di cogliere nel verde. Il fatto che ci siano 4-5 scoperta, collega un po' quello di prima, che dicevamo prima che andava a cercare la scoperta, tanto ricordo che non è una cosa così, mentre adesso c'è molto meno scoperta. Forse l'arancione è stretta con piena consapevolezza, cioè proprio con il segno di senso. Sì, abbiamo fatto, si sente perfettamente. L'arancione indubbiamente, sì. Io penso che se ci fossero stati i miei genitori avrebbero detto più o meno le stesse cose sia nel verde che nell'arancione, nel senso che le paure del genitore sono quelle che abbiamo anche noi. Poi è vero che oggi forse ci sono delle cose un po' diverse, però penso che mia madre potrebbe dire più o meno le stesse cose riguardo a me. Mi sentite? Io non posso perché mi hanno detto di portarlo, ma si sente. Va bene, da vicino, ecco. No, cioè mi ha un po' colpito questa cosa, forse, ma magari per il mio vissuto, ecco, però ricordo in quel momento, insomma, tanti anni fa, che era insomma anche molto diverso, cioè che era una cosa abbastanza leggera, anche c'era un aspetto anche un po' spensierato, insomma, ma forse, ripeto, una cosa più soggettiva. Però mi è sembrato molto cupo questo arancione, questo non lo so, questa è la mia sensazione. Ho provato il giudizio, no? Emergeva il giudizio, mentre invece nell'arancione non c'è il giudizio, c'è come dire, l'ammissione soprattutto del tabù. Ci sono state un sacco di parole, no? Che fanno riferimento al tabù, però appunto nel verde c'è più il giudizio e mi dà un po' l'impressione che come dire, nel verde c'è più quello che come genitori, come adulti, pensiamo che siano gli adolescenti. Tipo, mi ha colpito il giudizio, no? Cioè, cos'è? Scaltro. Scaltro mi rimanda a qualcosa di negativo, di qualcuno che te la vuol fare così, no? Come se ci fosse... come se ci fosse un'aspettativa negativa rispetto ai ragazzi in generale. E quindi, ecco, nel verde c'è il giudizio, cosa che non c'è. C'è l'ammissione nell'arancione, del tabù, ma anche viceversa del benessere, del piacere, della scoperta. Più una lettura personale, appunto un po' più globale, e invece nel verde un po' più filtrata dal ruolo che ci
ciascuno di noi ha, cioè anche io stessa, un po' più taraggio su quelle che io vedo al lavoro, per dire, posso che come genitore magari le paure, però sì, legate al ruolo del genitore, l'assistente sociale. Sì, e non è certo, è tarata su quello, non è la globalità degli adolescenti come da genitore, delle paure però legate a quel ruolo lì. Interessanti, ci dicono anche qualcosa al di là dello spunto che era predeterminato, però per iniziare a fare qualche collegamento, che è sempre buona cosa, tra, no, rispetto a questo tema, professionale ma anche personale, ci rivolge alcune persone, vedere un po', no, dei collegamenti, delle differenze, al di là delle modalità, no? Diciamo già un po' prima è ovvio, no? Che gli strumenti tecnologici, per esempio, di adesso, no? Diversi 15 anni fa, neanche tanto, e che quindi, no, sicuramente dal punto di vista tecnologico e comunicativo ci sono molto più cose, molto più veloci, anche di accesso. Fatta salva quella cosa lì, sicuramente c'è, però potremmo anche trovare, insomma, delle cose che rimangono, no? Differenze, no? Anche in funzione di quello che siamo stati noi come ragazzi e ragazze. A che fare col mondo, con le persone, con gli stessi, uomini, forse quel tabù che effettivamente c'era, una frase che io non ho scritto, ma che effettivamente era filtrato dai genitori, è un tabù che io non ho trasmesso e che effettivamente probabilmente anche altri non hanno fatto, e non l'ho visto, cioè, ragazzi, penso di tabù, se non lo vedo meno. Mm-hmm. Rispetto alla mia generazione e ancora meno rispetto a quella lei. Sì. Anche mettendosi in un'altra posizione sarebbe stato quello. Il fatto che diciamo appunto nella riflessione sull'adolescente a cui ci rapportiamo, sì, appunto questo clima di giudizio che è abbastanza importante, anche poi un po' di svalutazione. Sì, in questo lato arancione, quindi questa riflessione su di noi, forse emerge anche un'adolescenza, una sessualità che ha un certo tipo di valori che forse ad oggi non ci sono, e quindi quanto poi chiaramente tutte queste definizioni siano legati più a valori che a, poi a quello che è il nucleo della sessualità, che è ciò che poi in fondo rimane nel corso degli anni, no? Per cui, nel senso, mi faceva riflettere come chiaramente ci siamo forse un po' fermati, o a me è arrivato come il più forse a un certo tipo di livello, quindi legare un po' la sessualità a certi tipi di valori. E quindi forse un po' anche questa tendenza a svalutare gli adolescenti di oggi, che un po' sento non solo forse nell'ambito della sessualità, ma è un po' trasversale. Quindi forse mi arriva da più questa componente generazionale però secondo me poi c'è un nucleo che comunque a prescindere di tutto rimane invariato e protetto, ed è forse ciò che poi caratterizza l'essere umano e l'uomo, al di là degli strumenti, della tecnologia, di ciò che abbiamo, ciò che non avevano un tempo. Forse mi ricordo male, no, però mi sembra che ci sia anche uno scollamento, no, tra la parte nella visione degli adulti, perlomeno rispetto a quella degli adolescenti di oggi, della
sessualità della parte della fertilità. È come se si, quando si parla di sessualità, allora l'adulto vedesse solo la parte appunto sessuale, non slegata dalla parte più affettiva, da quello che i ragazzi possono provare. No? Mentre pensare a se stessi sono adolescenti, emergono forse di più le emozioni, i sentimenti. Però non so se è un. Non sono costruita dopo questa cosa, o se. Dico anch'io, a me è colpito amore solo di là. Amore. E una volta. E una volta, sì. No? È comparso di là, no? Sì. A me l'ha colpito diverse delle osservazioni che avete portato, perché veramente siete entrati un po' nel vivo della questione. Il spirito. Sì. Quindi grazie perché avete veramente portato delle riflessioni interessanti. Sono tanti i commenti che si potrebbero fare e tanti i commenti ai quali vorrei rispondere, probabilmente non ce la farò. Stavo pensando un po' alle emozioni. Le emozioni prevalenti nella zona verde rispetto al proprio stare di fronte agli adolescenti hanno a che fare con la paura, l'imbarazzo. Dall'altra parte invece c'è più spazio anche per appunto emozioni che hanno a che fare con la scoperta, che è un ambito molto più ampio, imprevedibile, che ha in sé un quid di rischio, chiaramente. C'è differenza, come voi avete notato. E come diceva la collega, un aspetto che forse emerge è proprio quello dell'emozione. L'emozione che in qualche maniera aiuta a integrare l'esperienza. Quello che stiamo facendo un po' qui è provare a lavorare su un altro livello, non cognitivo, ma un pochettino più basso, per capire come poter stare con i ragazzi in maniera, diciamo, non sempre frontale, ma poter appunto, diciamo, prima un po' più attingere. E l'emozione aiuta ad apprendere, aiuta a integrare i ricordi, e siamo molto più al nostro agio, chiaramente, nel recuperare lo stato emotivo quando pensiamo alla nostra vicenda, all'esperienza. Invece stiamo a pensare alla sessualità dei ragazzi, ci agitiamo, è difficile riposarci, no? Veramente le emozioni sono... Infatti è questo, qua siamo noi che scriviamo di noi stessi, esatto. Siamo quello verde, sì. Forse perché in fondo non riconosciamo mica così bene, per cui per quanto magari vogliamo fare chissà quale tipo di discorso, molte volte vogliamo essere quasi più amici che genitori, qui siamo noi stessi e sono convinto che in un secondo giro, sentendoci molto meno analizzati, verrebbero fuori delle altre cose, perché adesso veramente abbiamo parlato 10 minuti, ma poi sicuramente verrebbero fuori delle altre cose, certo. Mentre da questo lato viene fuori quello che effettivamente abbiamo coscienza dello stesso figlio. C'è uno spazio di dubbio, uno spazio di nero, e molte volte cerchiamo di essere fatalisti perché anche la nostra autodifesa con lo spazio rispetto al quale con il senso molto più a nostro agio, scoperta. Quando invece si tratta di stare nell'esplorazione, nel dubbio, nel grigio del ragazzo con cui abbiamo a che fare, siamo meno rilassati. E questo crea allarmismo, forse domande, cioè bisogna di avere delle risposte, perché è più difficile stare ad assistere qualcuno che esplora. Anche perché non chiede a te spesso, perché non sai chi chiede, e non sai cosa sa. Non sarebbe male un esterno, non genitore, che effettivamente spieghi bene tutto, sia a livello fisico che interiore. Questo mi piacerebbe, perché alla fine non posso più di tanto, se non è il ragazzo o la ragazza che viene. Io una femminuccia, un maschietto, la femminuccia è piccola, quindi ancora maschietto, comunque non è che ho più di tanto, e questo mi dispiace. Però come è stato per me, è anche per lui, effettivamente.
Sì, quello. Ah, scusa. Il termine che hai utilizzato tu è difficile assistere, no? Nel senso che pensando alla mia esperienza con i miei figli, appunto, mi sono chiesta quanto mi spingo, quanto do la mia disponibilità, e adesso, insomma, mi sto dicendo, ma faccio un passo indietro. Voglio che capiscano che io ci sono, però penso anche che a una certa età sia anche, quindi era una cosa riservata, non lo so, devono anche in un certo senso, perché io pensando alla mia esperienza con i genitori, mai avrei parlato con mia madre, e credo che questo sia abbastanza così, nel senso che questo vuol dire crescere, vuol dire che io mi confronto con il mio genitore diventando anche più grande, questo credo che psicologicamente voglia dire 3.500 cose. E, però è difficile assistere, e allora io ho dei momenti in cui mi dico, oddio, non gli ho spiegato niente, poi no, forse qualcosa gli ho detto, però anche lui mi dovrebbe chiedere, no? Poi loro però le risposte se le trovano anche da soli, il confronto con gli amici, e poi rispetto almeno alla mia esperienza, a scuola di queste cose non se ne è mai parlato, quindi adesso comunque delle informazioni almeno ne hanno. Poi la sessualità a 3.000, cioè è tutta la nostra vita, cioè da parte non è solo l'educazione sessuale a scuola, però almeno un po' delle cose mi sono arrivate. È difficile assistere e cercare come genitore di stare al proprio posto e comunque cercare di dire guarda che io ci sono, è molto difficile, non so no, se riescono a capirlo in questo momento di confusione o... Lei invece ha colpito il posto dei verbi, paura di scoprire di essere omosessuale. Uno perché adesso una cosa che in realtà non dovrebbe far paura, secondo me, è un modo di essere a sé e basta. L'altra paura di essere, perché comunque anch'io, cioè, nel senso, non per esperienza diretta, ma negli adolescenti, secondo me, cioè, li trovo, alcuni sono sembrati confusi, nel senso che rispetto all'arancione in cui c'era scoperta e tabù, per sintetizzare, adesso c'è tutto. Quindi, secondo me, sono anche un po' confusi, nel senso, specie gli adolescenti più piccoli, cioè, quindi... E non so, nel senso, magari faticano a capire quello che può interessare, quello che può essere, non dico normale, però cioè, secondo me sembra tutto non per tanti aspetti normale, no? Quindi capire quello che ti piace o no. Certo. Sono un po' molto bombardati da così tanti stimoli che, come per tutte le cose, alcuni, anche perché si fretta a dire adolescenti, cioè vedono solo nell'ambito di mio figlio, e mio figlio e gli altri ragazzi sono molto diversi. Più i ragazzi ancora delle ragazze, perché alcuni sono estremamente bambini, se andiamo dalla prima media alla seconda liceo, secondo me c'è una differenza abissale di carattere, di modo di porsi, e quindi anche tra di loro a volte faticano, secondo me, a relazionarsi, perché cioè, io ho degli interessi che lui neanche ci pensa ancora, no? Quindi a volte secondo me è tutto questo. Questo bigliettino verde, paura di scoprirsi omosessuale. Mia figlia qualche tempo fa, lei fa terza media, e molto serenamente mi ha detto, scusa mamma, ma perché quando gli adulti parlano di omosessualità, quindi dicono lui è un omosessuale, lei è una lesbica, lo dicono in maniera negativa? Cioè mi ha fulminata questa osservazione, no? Cioè non c'era il giudizio, anzi lei diceva, ma perché gli adulti giudicano questo aspetto come negativo? Mi ha molto colpita questa sua domanda. Se ho capito bene, qua sono un po' genitori, specialmente proprio un sentito genitori, dal punto di vista dei genitori. Vorrei sapere invece se chi vuole, se vuole, c'è l'esperienza da invece da un altro punto di vista, magari insegnanti o professionisti di vario tipo, educatori che hanno a che fare con gli adolescenti, e come si trovano rispetto a questa questione? Anche delle informazioni, di come approcciarsi, delle domande che vengono fatte o non fatte, di questo aspetto.
un po' dei confini, labile, confusione. Lavoro a scuola, mm-hmm. faccio ascolto con i ragazzi sì. a scuola. E quello che ho notato è che appunto di primo acchito sembra che siano informatissimi, ma poi in realtà c'è una grande difficoltà da andare addentro alla questione, a veramente conoscere sia l'aspetto di sessualità più tecnico, diciamo, e fanno domande proprio ingenue, che di, ecco, invece prima abbiamo parlato di emozioni, sulle emozioni sono proprio in difficoltà. Sulle emozioni i ragazzi con cui parlo io di solito sono proprio molto chiusi in se stessi e non nella relazione. Fanno fatica a capire che l'affettività è un aprirsi all'altro, è un anche gentilezza, è anche qualcosa di diverso da non un dimostro me stesso. Posso chiederti rispetto a questa cosa, invece tu come professionista dell'ascolto, come ti senti? Prima di tutto cerco di accogliere, visto che quella è la difficoltà loro e quello è il mio scopo, quindi accolgo la loro domanda e poi cerco di capire con loro cosa vorrebbero, che cosa cercano, cosa può voler dire per loro, al di là di quello che magari pensano gli amici. Poi ho assistito a alcuni incontri sulla sessualità e affettività a scuola e anche lì quello che abbiamo riscontrato come equipe educativa poi tra di noi, diciamo tra adulti rispetto al progetto in classe, è stato che ancora si era parlato poco di emozioni, nonostante venga chiamata ancora affettività adesso principalmente. È più un cercare di trasmettere informazioni su quello che dicevate delle prime due domande dell'inizio, che non la terza sfera, sulla quale proprio i ragazzi hanno proprio bisogno di allargare. Ecco, questa è un po' la mia esperienza. C'è qualcun altro, qualcun'altra? Come vedete i piani si intrecciano, prego. Secondo me bisogna considerare anche il fatto che sia la sessualità soprattutto è un qualcosa di molto privato, quindi esprimere, anche collegata alle emozioni, va un po' contro, no, questo privato, e così pure per chi si trova a relazionarsi con l'adolescente, è molto importante salvaguardare questo aspetto, quindi è un po' riuscire a combinare le due cose. Io direi che a questo punto proviamo un po' a fare un passetto avanti, per aggiungere qualche cosa. Farei ancora un passo indietro. Ok, no, facciamo la danza. No, vorrei che, senza necessariamente condividere, però anche ascoltando quello che i partecipanti hanno portato, provassimo un po' a riflettere su dove sentiamo la criticità nel stare nell'ambito della sessualità con gli adolescenti. Perché è importante, secondo me, capire
laddove ci sentiamo comodi e laddove veramente per noi è un problema, no? Perché magari c'è chi non ha problemi a fare educazione sessuale di un certo tipo, chi non ha problemi a parlare di omosessualità. Qual è, dove sta la criticità per me? Dove sta quell'ambito in cui... Perché forse dobbiamo un pochettino arrivare a capire, a interrogarci su questo punto, ecco, in qualche modo. Non è necessario condividerlo, però anche alla luce poi di tutti i diversi spunti che sono emersi, magari qualcuno ha già iniziato automaticamente a formularlo, no? Ma no, questo che dice questa persona per me non è un problema, questo invece mi risuona già di più. Okay? Questo appunto perché stiamo nell'area, come diceva prima nell'intervento, nell'area che non ha a che fare con un approccio educativo e quindi parlare di metodi di contraccezione o appunto gravidanze indesiderate, ma siamo un po' in quell'altro aspetto che ha a che fare con molte delle riflessioni che avete portato, superficialità, rapidità, immaturità, ha a che fare con un rischio, con qualcosa che li porta forse a esporsi a delle esperienze che abbiamo, che teniamo, li trovino impreparati. Quindi questa è un po' la domanda, diciamo, implicita che volevamo rivolgervi, e poi ne abbiamo anche un'esplicita. Due esplicite. Allora, visto che come dire, un po' di temi sono emersi, chiaramente non possiamo affrontarli tutti, eccetera, però lo scopo di questo incontro è un po' tanto ritrovarci, no? In qualche modo, perché adesso abbastanza isolati, però provare a confrontare le esperienze di diverse persone adulte che hanno a che fare con adolescenti, ragazzi e ragazze, in questo caso rispetto al focus sulla sessualità e l'affettività, provando un po' a incrociare qualche esperienza, qualche punto, qualche riflessione che voi avete già fatto, è una cosa molto semplice, cioè una ripresa così, no? Un piccolo gruppo, cosa, che idee circolano qua dentro, che sensazioni circolano queste persone. Ma adesso qua è complicato dal punto di vista logistico, però ci proviamo di provare a fare quest'altro pezzetto qua, cioè dividendovi a coppie, quindi qua sono già fatte, qui provate a aggiustarvi in qualche modo, provate a fare alla luce di tutto quello che abbiamo scritto, avete detto, tutte queste cose che stanno circolando in questo momento come pensieri, come sensazioni, come ricordi, come vissuti, punti, no? Sono arrivati in qualche modo. Noi vi lanciamo due domande che poi vi leggo anche queste, e quindi tra di voi, tra voi due, le coppie singole, provate un po' a discutere su queste due domande, anche alla luce di quello che ci siamo detti, confrontandovi tra di voi, magari presentando, un minimo di. E poi dopo, in qualche minuto adesso vi dico le domande, e poi dopo proviamo a condividere con le cose emerso, chi vuole, se vuole, su questo ulteriore passaggio. Gi tu, leggo io. Allora, le domande sono due. Qui scegliete cosa... come io ve le lascio così. Possono pensare entrambe, una, l'altra. Vi lanciate voi come volete, tutto della vostra conoscenza che fate in vivo in questi pochi minuti. Che sono queste? Allora, nella tua esperienza di adolescente, ci sono state situazioni in cui, osservandole da adulto, avresti fatto qualcosa di diverso? Cosa ti avrebbe aiutato a comportarti in modo diverso? Questa è una. La ripeto? Allora, nella tua esperienza da adolescente, ci sono state situazioni, come adolescente, in cui, osservandole ora da adulto, quindi un po' collegandoci a quello di prima, avresti fatto qualcosa di diverso? Cosa ti avrebbe aiutato a comportarti in modo diverso quando eri adolescente? Ok? Questa è la prima più o meno. La seconda è leggermente diversa, sempre pensando alla tua esperienza da adolescente. Ci sono state situazioni, momenti in cui hai ricevuto consigli, supporti di qualche tipo che ti hanno permesso di muoverti, che ti hanno permesso di... in un modo che è stato... In un modo, ok. In un modo che è stato utile, in un aspetto un po' più, ripeto, nella tua esperienza adolescente ci sono state situazioni, momenti in cui hai ricevuto dei consigli o qualche tipo di supporto
che ti hanno permesso di muoverti della sessualità rispetto al modo un po' più utile o migliore? Siete liberi di rispondere a una delle due domande, a entrambi, nella modalità che volete. Potete raccontare l'aneddoto o, se volete, la riflessione intorno a quell'aneddoto. Come dicevamo all'inizio, siate, prendetevi cura della vostra intimità, come è stato anche detto, no? Visto che stiamo lavorando proprio un po' su quello, su cosa sono disposto a condividere e cosa invece è uno spazio individuale, su cosa mi sento, dove mi sento comodo. Io volevo sapere. Sì, volentieri. Allora, adesso siamo curiosi di sapere. Vi chiediamo chi vuole, ovviamente, se ha voglia di condividere qualcosa di quello che è stato condiviso adesso, questo con lo scambio a coppie, sentendovi liberi di raccontare se qualcosa vi ha colpito nel racconto vostro o dell'altro, magari avete notato qualche somiglianza oppure invece qualche profonda differenza. Liberamente, se avete qualcosa da condividere, non necessariamente appunto il contenuto della racconto. Io personalmente, raccontando a lui, aspetta adesso controllo. Io personalmente, parlando con lui, mi sono resa conto di quanto io in 4 anni, sono 22 adesso, sarei ancora in adolescenza, ma appena uscita dall'adolescenza, sono cambiata rispetto alle scelte che ho fatto, rispetto alle cose che ho vissuto, e mi sono resa conto che effettivamente ho seguito tanti consigli che mi sono stati dati da mia madre. No, mia madre sì, e quindi è bello essersi resi conto di quello che ovviamente si è fatto nel corso della propria vita. È soddisfacente sapere che l'ho vissuta come volevo viverla, perlomeno questi pochi anni della mia vita, però sono contenta di essermi scoperta e riscoperta in questa chiacchierata, in questa breve chiacchierata. Quindi non ci avevi mai fatto caso, più che altro, non tanto? No, cioè, sono sempre stata convinta di aver fatto le scelte giuste, ma in questo momento, o comunque in altri momenti, anche parlando di queste cose qua, effettivamente mi sono resa conto che sono soddisfatta di quello che ho fatto e dei consigli che ho seguito e che non ho seguito, anche perché sono sempre esperienze. Lo guardavo, lo leggevo insieme a mamma e insieme a papà. E quindi le informazioni le ho avute da bambina. La difficoltà è stata che finché era parlare a livello teorico andava tutto bene. Nel momento in cui sono diventata adolescente e invece la cosa era reale, quindi io mi avvicinavo a questo mondo, ecco lì sono scattate tutti i giudizi, il distacco, quindi, e lì sono diventati coetanei con cui soprattutto rispetto all'aspetto dell'affettività mi potevo confrontare, quindi le mie amiche, i miei amici sulle paure, che cos'è, che cosa succede, cosa provi tu. Gli adulti lì era muro. Anche con lei è, io cioè, ci ho provato, sono genitore, quindi con mio figlio a parlare anche in parte l'ho fatto. Ho detto lei c'era più chiusura da parte sua, cioè, quindi infatti il motivo per cui sono qua era quello, cioè evidentemente avrò sbagliato, cioè nel senso c'ero io, c'era mia moglie, abbiamo parlato un po' di cose base per avere un'infarinatura, poi cioè, lui ha 15 anni adesso, ho tutto il tempo ancora per scoprire altre cose, anche come dicevo prima, livello contraccettivo eccetera, non è che siamo scesi così nel dettaglio, però c'era questo, e anche a livello affettivo, quindi a livello la sfera affettiva sì, è molto probabile che quando sarà si relazionerà con la mamma, perché ha un rapporto diverso rispetto a quello che ha con me, però è questa difficoltà, cioè se io, perché anch'io ho l'esperienza in casa, non si è parlato di nulla, quindi autodidatta eccetera e prendi quello che viene, quindi dico proviamo a fare una cosa diversa, non col figlio, però mi trovo il muro dall'altra parte, come si fa a scalare questo muro? Non puoi, forse no, perché c'è, perché io ce l'avevo e mio figlio ce l'ha, per quello parlavo con lei, che il modo per io fare una distinzione fra maschio e femmina, il maschio a livello sentimentale aprirsi con è quasi impossibile, come per lui è impossibile esprimere in un tema le sue idee, diventa più difficoltoso rispetto magari a una femmina, che è più facile, perché già una figlia più piccola vedo che ha un modo di esprimere le proprie emozioni diverso rispetto al maschio. Poi con me no, fra
papà e mamma, comunque preferisco sempre la mamma, ho visto, anche su dettagli tecnici di cui io non posso essere preparata perché non, no, non ho i mezzi. E a questo punto dico, la persona, io chi chiedevo? Chiedevo alla zia più grande, più coetanea, con le amiche pari età parlavo più di emozioni che di aspetti tecnici. Ah, cosa provi, cosa non provi e via dicendo. Quindi le persone che mi ha, per la mia esperienza, dato più aiuto sono la zia più grande, con cui non avevo tabù a chiedere certe cose entro certi limiti, perché era più coetanea mia, più amica, più via dicendo. E in un consultorio, casualmente, una ginecologa, col vincolo della privacy, potevo fare tutte le domande che volevo liberamente, senza esserne, non parlavo di emozioni, io volevo l'aspetto tecnico, volevo non far cavolate, né alla mia, ai genitori assolutamente non, anche se mia mamma provava a volte, per me c'era un muro, sono cose mie, sono cose mie, quindi la stessa cosa è mio figlio. Dal dottore, no? Nel senso, no, io non sono presente, ma chiede da te, potete farlo, chiede, cose che a me va benissimo, una persona preparata. Ma anche tu che lo porti al dottore non è bello, cioè non è facile, cioè, certo. Allora poi anche maletto si amiamo, ecco. Anche parlavo con lei eventualmente, se è un gruppo di ascolto dove ci sono tanti altri ragazzi come me, comunque io la domanda tecnica onestamente per voi non gliela faccio, a tu per tu in confidenza sì, quindi è quello che serve secondo me al ragazzo o alla ragazza. Che sia un consultorio, che sia una ginecologa che dice, beh, questa sa tutto, può spiegare tutto bene e posso, poi ci vuole una persona veramente, come l'ho trovato io, molto brava, molto disponibile, io non racconto nulla, i tuoi genitori non sapranno mai nulla di tutto quello che tu mi chiedi, fai e via dicendo, quindi massima apertura. A livello poi dei sentimenti è effettivamente un po' culturale, un po' personale, penso, ed è diverso tra maschi e femmine. Io invece mi sono resa conto che ho sempre pensato alla mia esperienza adolescenziale come bella, cioè giusta o sbagliata, nelle storie eccetera, ho sempre tratto da un certo punto in avanti poi un po' le somme, dicendo che tutto sommato l'esperienza mi ha formato per quello che mi ritrovo ad essere oggi e che quindi poteva, anche se non tutte ovviamente situazioni positive, potevano aver avuto un senso. Le cose sono fortemente cambiate dal momento in cui sono madre di un adolescente, perché se potessi cambiare qualcosa, eccetera, probabilmente cercherei di essere più strutturata a livello emotivo ed emozionale nell'affrontare le mie prime volte, eccetera, perché la grossa difficoltà che posso avere nel gestire l'adolescente, per cercare di essere d'aiuto in qualche modo all'adolescente, è giusto il discorso dell'assistenza, no? Ma non riesco a calibrare la leggerezza e il peso nell'assisterla, cioè non so dove mettere esatto. Grazie. Effettivamente penso che quando, recuperando anche i miei ricordi da adolescente, non avevo piacere di parlare con i miei genitori di questa cosa e quindi come dire, personalmente la cosa mi fu imposta dall'alto, però se avessi potuto scegliere non mi sarebbe piaciuto proprio per niente, ma poi parlare in quel modo non con pregiudizio, con il tabù, no? Perché comunque per quanto riguarda i miei genitori arrivavano dal sud e avevano avuto a loro volta una mentalità molto molto tabulosa, tabù. Comunque arrivata al sud con mentalità di quelle. Esatto, per cui
se io penso agli adolescenti e anche a quello che si fa nelle scuole, no? Ne parlavo prima appunto con una collega, le scuole adesso organizzano questi corsi di affettività e sessualità, ma è veramente difficile perché, come diceva poc'anzi appunto la dottoressa, è veramente intrusiva. No? La sensazione è proprio quella di andare proprio un po' a dover per forza far uscire fuori delle cose che richiedono invece delicatezza, richiedono proprio un altro approccio. E io mi trovo veramente in difficoltà rispetto alla gestione di questi aspetti emotivi, non emotivi, di curiosità, tecnici, di qualsiasi cosa. Cioè, comunque avverto la resistenza giusta, secondo me, da parte dei ragazzi nel non voler o a magari avere difficoltà a parlare con un adulto di riferimento, ma anche a parlare di sé nel gruppo classe. Il più delle volte mica sono amici, no, il più delle volte sono compagni di scuola, non è detto che, anzi, i gruppi classe che incontro io, ne ho incontrato uno l'altro ieri e c'era da mettersi le mani nei capelli, nel senso che non collaborano, non parlano, non scambiano le loro idee, no? Per cui diventa difficile parlare di questo argomento in particolare. È complicato perché se ripesco la mia esperienza, non avrei voluto, chissà perché poi, non so, uno sa tutto, no? Tramite i media, tramite non, effettivamente ragionando su me stessa dico, eppure mi serviva qualcosa, cioè avevo bisogno di sapere, ma com'è che sapevo tutto? Cioè non lo so, mi immaginavo, mi confrontavo forse con gli amici, forse quello magari serviva di più, non l'adulto che ti veniva a spiegare delle cose, non lo so, penso che non avrei avuto piacere di parlare. Ok. Se la contraddizione mi viene da dire sta, grazie, che la contraddizione sta nel fatto che, ed è emerso anche dai post-it che sono stati scritti, e che si parla di sessualità e uno dei sinonimi che è venuto fuori è intimità, però poi deleghiamo alla scuola i corsi di affettività e sessualità, ma la scuola non è un ambiente intimo, è un ambiente pubblico, e nessuno di noi si sognerebbe mai manifestare la propria sessualità in senso lato in pubblico, perché è una cosa intima. E allora ci sono questi due aspetti che un po' stridono da un lato. Dall'altro, mi ricollego a quello che ha detto prima mia moglie riguardo appunto all'adulto che va all'interno delle scuole e fa questi corsi, perché poi i genitori hanno delle attese enormi da parte di questi corsi, visto che così almeno mi tolgo la patata bollente, lo fa la scuola, ci pensa la scuola, così io non ne devo parlare e siamo a posto, così gli hanno spiegato loro e poi siamo tutti tranquilli. Ma in realtà è cosa che avviene nella provincia di Biella. C'è un'associazione che si occupa di far fare tutto questo pezzo ai coetanei, e forse è più utile un in peer education, è probabilmente più utile perché i ragazzi si confrontano con altri, ovviamente sono ragazzi che sono stati preparati, che sono disponibili, eccetera, eccetera, e hanno fatto tutta una campagna sull'uso del preservativo, quindi metodi contraccettivi, nello specifico l'uso del preservativo. E andavano loro, questi ragazzi coetanei, a raccontare delle situazioni, delle storie, eccetera, eccetera, riguardo. E forse è un po' più, cioè penso, dal mio punto di vista, che forse è un pochino più vicino ai ragazzi, è il modo più, secondo il mio punto di vista, più corretto per avvicinarsi ai ragazzi. E mi riallaccio a tutti stasera a quello che diceva il signore prima, che suo figlio tira su un muro, che è abbastanza, insomma,
abbastanza tipico. Lei parli a oltranza, non si preoccupi del muro, tanto le parole passano anche ai muri, no, nel senso che ne ho esperienza con i miei di figli che loro mi dicono sì, pa, sì, 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 però poi alla fine magari tu sei in un'altra stanza, vengono degli amici, tu sei in un'altra, non nell'argomento, nello specifico, ma tu sei in un'altra stanza e senti i tuoi figli che dicono delle cose, magari gli hai detto 2 giorni prima, che avevano gli occhi finti, alzati al cielo così, e dicevano oddio, pa, sì, sì, pa. Ecco, quindi le fanno, alla fine sono parole che fanno, in qualche modo fanno proprie, e arrivano, e le elaborano, e anche se in quel momento ti stanno schifando, in qualche modo accolgono, ecco. Grazie. Anche lei si allaccia? Allora, chiedere quell'esperienza lì, che età di ragazzi si sta parlando? Scuola superiore, sì. Allora, aspetta, ti dico solo una cosa. A livello informativo, mi allaccio a quello che dicevi tu dell'esperienza di Biella. A Torino c'è un progetto dell'ASL che si chiama Peer to You, dove con un gruppo di ragazzi hanno costruito proprio un sito internet che si chiama Peer to You, www.peertoyou.it mi pare, dove i ragazzi possono andare, leggere, informarsi e anche parlare, no, tra coetanei, e quindi andatelo a vedere, no? Supportati dagli operatori. Sì, io mi allaccio a quello che diceva il Signore, proprio perché mentre sentivo le parole dei genitori che dicevano ma genitore amico, ma quanto amico, è un tema, diciamo, importante, perché appunto se neghiamo la sessualità, come ha fatto mio padre, no? Per dire no, il sesso non esiste, no, figurati. Oppure se dall'altra parte ne parliamo troppo, cioè facciamo quella cosa di invasione dei confini che viene poi percepita, diciamo, male dagli adolescenti. E io credo che, come dice il Signore, tu parlane, sia importante per il ragazzo sapere che c'è uno spazio per lui e per questa parte, diciamo. Dopodiché lui deciderà effettivamente se parlarne con qualcun altro, però il fatto che lui abbia consapevolezza che quello spazio è suo e che i genitori sono pronti a dare questo spazio aperto in cui lui può dirigere come vuole la comunicazione su questa parte così importante e intima, sia una consapevolezza importante per il ragazzo. Quindi è vero, cioè dare l'idea che lo spazio c'è, poi tu fanne cosa vuoi, però c'è e se ne può parlare. Poi vabbè, noi ci siamo confrontate, abbiamo visto che ci sono state un po' 2 cose opposte, diciamo, no? Da una parte, che cosa avrei voluto fare in adolescenza? Alimentare la mia curiosità, no? Quindi essere un po' meno frenata e quindi aumentare la curiosità e l'esplorazione. Dall'altra parte, invece, bruciare un po' meno le tappe, no? Quindi in adolescenza senti la pressione, senti che devi crescere, senti che ti senti un po' come se ci fosse poco tempo. Bisogna fare tutto adesso, perché siamo in adolescenza, forza. E invece poi magari quando sei più grande dici, ma se io avessi bruciato un po' meno le tappe, forse, no? E poi gli adulti, che cosa ti avrebbe aiutato? Beh, appunto che ci fosse più tranquillità nel riconoscere che l'esplorazione e la curiosità sono delle cose belle, che sono delle cose che aiutano e che appunto sono belle, diciamo, proprio questa espressione mi piace. E un'educazione non solo sessuale ma anche affettiva, e poi dicevamo appunto far sì che gli adulti e i genitori aiutino i ragazzi a differenziare qual è la sessualità bella, il sesso bello, dal sesso come comportamento a rischio,
perché oggi si cade un po' in questa cosa, il sesso come posto in cui io mi lascio andare per autocurarmi. E quindi sì, è difficile, però sì, io porto sempre questa idea dello spazio, questo è il tuo spazio e poi fanne cosa vuoi. Intervento precedente, perché sono un insegnante di scuola superiore e premesso che una competenza sociale è importantissima, tra le più importanti per me è la privatezza, quindi fatta questa premessa e fatta anche un'altra premessa, insegno italiano e storia, quindi probabilmente tra i docenti, dopo i gruppi appunto di ascolto eccetera, gli sportelli di ascolto, io con i miei temi ho un accesso privilegiato alla vita personale dei ragazzi e non nego spessissimo di, l'altro giorno ho dato un tema sulla famiglia, loro hanno alzato le mani al principio, hanno detto prof è sicura, era un piccolo corso di scrittura improvvisato, in quarta è pericoloso fare queste cose, io ho detto ma sì, tempo mezz'ora, in dieci ragazze le avevo in bagno in lacrime che non riuscivano a passarsi i fazzolettini a vicenda. E poi tornano in classe e vogliono parlare. Io non so, e facciamo il peer education e facciamo tutte quelle cose, ma a un certo punto io sento che loro chiedono la presenza di un adulto. A loro non basta il peer education. Allora, nel peer education funziona che il grande si sente importante, e si sente d'aiuto, e si sente un supporto e si sente cresciuto. Quindi cresce nel corso di questa attività, matura tantissimo a sostenere i piccolini, ma il grande di quarta che fa il peer education in seconda poi chiede spesso al docente di ascoltare la sua storia personale, principalmente le sue emozioni. Non so come, in classe non so come potrei far meglio, poi a parte il tempo, ma è anche difficile, non sono in grado di sostenere eventuali incidenti, piccoli incidenti, è difficilissimo, non sono, insegno italiano e storia, non so fare altro. E però, ecco. Grazie. Siamo purtroppo in via di conclusione d'arrivo. Allora, da parlarne ancora lungo. C'è la seconda puntata. Pensiamo. Puoi restituire qualcosa? È difficile, forse direi stupido, cercare di dare una conclusione che abbracci tutte le diverse osservazioni che avete portato, perché veramente quello che sta emergendo è come la sessualità sia un evento della vita personale di una persona estremamente complesso e interconnesso con altri pezzi della propria vita, a che fare con le attività, sessualità, le proprie esperienze. E quello che mi sembra che stia anche un po' emergendo è la sessualità come una competenza, lasciatemi parlare del termine, emergente in qualche maniera. Oggi forse è stata anche un po' occasione per riflettere rispetto alla vostra storia nell'ambito della sessualità e immaginarsi a 14, 15, 16, 17, 18 anni con gli occhi di adesso, forse è stata anche un po' l'occasione per vedere come il senso che diamo alla sessualità, come noi stiamo in questo ambito, si sia veramente arricchito delle esperienze che abbiamo fatto, perché è un'esperienza che si stratifica, funziona così. Quindi in questo senso pretendere che i nostri ragazzi siano già fatti, finiti, è utopico. Capisco che spaventi, perché vuol dire passare in mezzo a tutta una serie di tappe magari traballanti, però è questo che la rende in qualche modo lì. Avete parlato del ruolo dell'adulto, chiaramente, e mi collego all'ultimo intervento da parte di un insegnante. Siete molti genitori e avete portato il tema dell'imbarazzo che è emerso spesso, che ha a che fare un po' con l'incesto, in qualche maniera c'è
dell'imbarazzo ancestrale profondo nel parlare di corpo, di sessualità, dei propri figli, perché è un tabù un po' ancestrale in questo senso. Avete parlato di intimità, di violazione, di aggressività, di occhi rivoltati, di privacy, assolutamente. Però sono anche emersi, qua e là, dei commenti, mi riallaccio al tuo, rispetto al fatto che non avere adulti di riferimento non piace, non ci siano proprio, non piace. Poi magari scelgo, vado dai coetanei, rivolto gli occhi al cielo tutte le volte, però poi nell'altra stanza magari riferisco quello che mi è stato detto, ma ancor più forse delle parole, perché le parole, è vero, le parole sono il mezzo che noi usiamo, pensiamo di usare principalmente per comunicare, e a volte un po' sono rassicuranti. Allora l'apparato genitale è tutto così, il preservativo si mette così, però sono anche un po' imbarazzanti perché sono incisive, perché creano un legame esplicito che in qualche maniera forse è tosto da reggere, perché viola la... Poi perché nel momento in cui parlo della sessualità sua, parlo anche della mia, è emerso da tantissime persone. Se io ne parlo poi mi espongo anche, quindi forse arrivederci. Forse rispetto alla parola può essere utile riflettere quali sono magari i ruoli, i contesti nei quali ci sentiamo più a nostro agio. Il ruolo di insegnante magari ci mette un po' più a nostro agio per parlare di emozioni, raccoglierle in qualche maniera. Un genitore magari emergono anche altri tipi di significati, di temi all'interno della relazione. Ma stare nella sessualità, la sessualità non è solamente parola, anzi, poco, molto molto poco. Emozioni, al corpo, è quell'esperienza, l'esperienza è proprio l'attraversare una situazione col proprio corpo in qualche modo. Non vi chiediamo di stare col corpo, se no sarebbe, quello sarebbe ancora più intollerabile, però voi mostrate come è emerso in qualche maniera, le parlavo della cultura, no? Vi ho trasmesso una cultura, voi trasmettete ai vostri figli implicitamente un modo di stare con il vostro corpo, con l'attività, in qualche maniera anche con la sessualità. Siete in qualche maniera un esempio anche implicito, quindi come probabilmente parleranno forse di quello che esplicitamente è stato detto, ma chissà se anche voi, pensando alla vostra esperienza, magari anche in negativo, vi siete trovati a ripetere o far propri dei consigli che sono arrivati anche implicitamente dai vostri genitori, un po' come forse si diceva all'inizio. Questo lo dico un po' per rassicurare, perché anche noi forse come gli adolescenti abbiamo la sensazione che deve essere fatto tutto presto, tutto veloce, non c'è tempo, tutto. E invece state già facendo tanto, ed essere un po' più consapevoli di cosa è stata per voi la sessualità, quali sono state le criticità, come ne siete usciti, magari ci rilassa un po' rispetto al mostrarlo, un esempio ai nostri ragazzi. Questa è un po' la prima riflessione, poi ci penso meglio e aggiungo degli elementi, perché ho preso degli appunti ma non riesco a leggerli, quindi sono veramente tanti gli spunti di riflessione. C'è qualcosa da... Allora io mi leggo. Posso dire una cosa? Sì. Mi si è parlato di libri, cioè mettiamo, io almeno ho avuto 3 figli, poi 6 nipoti, vabbè, eccetera. Allora io prendevo un libro, Come nascono i bambini, ecco, e poi noi lo discutevamo, più che parlare, perché parlare, sì, la cosa più difficile è parlare dell'orgasmo, per esempio, non è tanto più come nascono, parto, è perché l'orgasmo è poi anche, non riesco nemmeno a dire, non ci sono nemmeno le parole per dirlo, ecco, e allora questo può servire, insomma, a girare dei libri, che ci sono ottimi libri, ci sono, in cui, ecco, per esempio una cosa che spaventava i bambini era vedere quando nasceva che c'erano delle forbici, perché necessità del cordone americano, questo fa delle forbici, io non mi ero accorto che era così spaventoso, perché effettivamente è un taglio vero. Io lo dicevo, guarda che è come la mela, faccio vedere la mela che cade, perché guarda che il peduncolo ormai si è rotto, ma che le forbici erano.
Penso che mancava questo tassello, no. Perché, scusate, infatti le cose mangio di più. Io sono qui non per me, ma per me, perché ho tanti anni. Ma vorrei portare giù nel sud, perché io sono pugliese, questo tipo di attività. Ma vediamo in Puglia, ma domani. I nostri post-it. Ricarico i post-it. Allora, io direi che il tempo è sempre come al solito tiranno. Io vi ringrazio molto tutti e a tutti. Sì, allora approfittiamo. Allora, dico solo due cose sul quello che mi avete trasmesso. Molto bello, molto interessante, mi è piaciuto molto, li ho visti i video attivi, quello che abbiamo proposto noi di fare qualche collegamento, oltre che interessante, vabbè, immaginavo, qualche collegamento che secondo me ti ha acceso qualche lucina magari, no? Perché sicuramente immagino è complicato, è più complicato di altri temi rispetto agli adolescenti che già di per sé sono, no? in tempesta, non solo ormonale. Quindi è molto complicato perché il tema della sessualità e dell'affettività è un tema che ci tocca come persone, no? Curioso il fatto che noi rispetto a un tema così delicato rispondiamo con tecnicismi, no? Rimaniamo su quella roba lì, no? Mentre tutto il resto passa inosservato da un certo punto di vista. Magari c'è chi lo vorrebbe e chi invece non lo vuole, oppure lo esprime in modo no? Particolare o non diretto. Per questo secondo me è importante, come diciamo adulti in generale che hanno a che fare con gli adolescenti che abbiamo adesso vicino, e aggiungo ovviamente gli adolescenti che siamo stati, perché questo è tempo da riflettere, provare a pensare che soprattutto su questi temi della sessualità, che è un tema molto intimo, non è tanto forse tanto questione di parole, no? Ma è questione di esserci, ok? Cioè non è tanto cosa diciamo, il termine giusto, no? Perché tanto quella roba lì, cioè, è molto superficiale, no? Passa un livello che in realtà è un livello, sicuramente c'è, e però probabilmente non ci possiamo fermare lì, non ci possiamo fermare noi, e in qualche modo non lo chiedono neanche i ragazzi chiedono in qualche modo, poi in modo strano, chiedono di dire, ah, io ci sono anche su questa cosa qua, non solo sulla sessualità, ma io sono, desidero, mi piace, non mi piace, no? Ho un sentimento di qualche tipo, quindi su quella roba lì dobbiamo confrontarci. Poi ovvio che da adulti è complesso perché abbiamo una posizione diversa, come genitore principalmente, ma anche come insegnante, ciascuno poi ha il suo punto di vista, quindi anche la sua giusta distanza di dire di dove, fin dove arrivare, no? Quindi abbiamo fatto un passo avanti e un passo indietro, un po' una danza, no? Un po' una danza, non in qualche particolare a sintonizzarsi. Secondo me la cosa importante che dobbiamo passare come messaggio, come stella polare, è non tanto quello che diciamo, quello che siamo, cioè la presenza che riusciamo a dare, no? Lo ascolto, l'accoglienza, poi ripeto, l'altra persona può anche rifiutarlo o farti di non ascoltare, poi magari ci accorgiamo che no, dice a lei, magari così sono serviti, io li ho rifiutati, però l'importante è almeno iniziare a provare a mettersi un po' in gioco come persone e come adulti, anche pensando all'esperienza che abbiamo avuto con adolescenti, perché quello ci ha formato in qualche modo, no? Nel bello del male ci ha formato. Quindi secondo me se iniziamo a, come dire, attraversare questo livello, secondo me ci si arriva un po' più difficile, chiaramente, però è un po' più ricco, no? Altrimenti si parla solo di tre tecniche, però si trova, ci sono due libri, no? È un messaggio molto alto che in realtà non arriva tanto, no? Quindi secondo me è più interessante per noi e anche per i ragazzi e ragazze che abbiamo soprattutto in questo periodo, provare a essere presenti, provare a chiedere aiuto se noi ci troviamo in imbarazzo, in ambascio, in difficoltà, però proviamoci, no? a dare questa disponibilità di spazio, soprattutto su temi che magari è difficile la parola perché noi stessi non abbiamo le parole, noi stessi non abbiamo avuto un'educazione, un vocabolario affettivo, e poi noi ci siamo in qualche modo magari fatti da soli, no? Però anche loro perdono questo momento. Loro hanno molte informazioni, però non hanno l'applicazione incarnata, no? Hanno molte informazioni, però poi con rischi, perché avere questo livello qui è il rischio che uno fa delle robe, no? Un errore, no? Però se noi a maggior ragione siamo un po' più, come dire, vicini, che non vuol dire essere invasivi, chiaramente, secondo me ne proviamo un po' a fare questo lavoro di rete, no? Di accompagnamento dei ragazzi.
mi ha interessato, soprattutto su questi temi. È importante parlarne, parlarne in modo corretto, parlarne insieme. Un messaggio di ascoltare questo. Poi chiudo con notizia in anteprima, sì, prima nazionale. Noi faremo ad Aria un convegno venerdì 13 mattina. Aprile, sì, la mattina, sì. In corso di Unione Sovietica, angolo di San Marino. Sì, okay. Dove c'è il servizio passepartout. Faremo questo convegno tradizionale di Aria, in cui c'è il libro è gratuito, ci deve scrivere chiaramente, in cui chiunque voglia, libero, quindi ci saranno ragazzi, ragazze, scuole, operatori di scuola della scienza, sul tema. Il tema è comunità, relazione e processi di crescita, l'adolescenza e interroga gli adulti. Cosa vuol dire? Sarà un'occasione per incontrarsi tra ragazzi e adulti e riflettere insieme su alcuni temi. Nello specifico, nella prima parte della mattinata si parlerà di emozioni. Abbiamo scelto la rabbia, la tristezza e la noia. Ci si dividerà in tre gruppi e saranno i ragazzi stessi a iniziare la discussione. E insieme si cercherà un po' di creare insieme un nuovo significato di queste emozioni, quindi che cosa sono queste emozioni, a che cosa servono, come gli adulti le provocano gli adolescenti e come gli adulti possono aiutare gli adolescenti a, in qualche modo, ad affrontarle, no? Nella seconda parte della mattinata invece ci saranno delle relazioni più frontali, avremo il dottor Bellai, che è scrittore, medico, psicoterapeuta, va a cominciare, psicoterapeuta, ci sarò io, colleghi del centro azione famiglie, saremo diversi, e si parlerà del ruolo degli adulti nella cura del processo di crescita degli adolescenti, con un momento finale di dibattito. Quindi è molto importante che ci siano anche gli adulti, perché ragazzi ne avremo un'ottantina, quindi sicuramente tanti, ci saranno adulti, in modo tale che davvero si possa discutere insieme e incontrarsi come comunità educante, quella a cui lo facevano appunto prima, che è composta da ragazzi e adulti, in modo tale che tutti insieme ci si prenda cura di questi ragazzi. Vi aspettiamo, a breve uscirà la comunicazione ufficiale, vi manderemo anche una mail, sito. Grazie ancora.